Benvenuti in questa prestigiosa sala, concessa gratuitamente dall'amministrazione comunale. Rappresentiamo un'associazione di volontariato, quindi siamo iscritti all'albero dei leader fondi associativi, quindi ci è consentito questo privilegio di avere questa magnifica sala gratuitamente. Mi presento, mi chiamo Bruna Bellotti, rappresento l'associazione Diritti Senza Barriere che assieme a Medicina Democratica abbiamo organizzato questo evento. Quest'anno cade il decennale dell'associazione Diritti Senza Barriere. Medicina Democratica è un'associazione nazionale nata 35 anni fa proprio a Bologna. Esattamente il 15-16 maggio del 76 il professor Mattacarro tenne qui il primo congresso nazionale di medicina democratica. Io mi sto commuovendo terribilmente a menzionare il professor Mattacarro perché è stata una figura eccelsa. Qui sarà ricordato dal dottor Ferrara che appunto ha raccolto dei suoi scritti ed il titolo della pubblicazione non poteva essere meglio di questo, l'umanità di uno scienziato. Io direi di presentare prima i rappresentanti istituzionali presenti, diamo gli onori a chi ci ospita. Prego, ci alzi che si fa vedere l'assessore alla sanità Luca Rizzonervo, lo ringraziamo in maniera particolare. Proprio perché quando mi ha ricevuto, appunto, ha detto che aveva così, si era documentato nell'associazione che rappresento e questo mi ha fatto molto piacere, oltre che si sia documentato anche che me l'abbia ricordato, la ringrazio. Passiamo all'assessore alla sanità della provincia, Giuliano Baridassi. Dobbiamo ringraziare anche lui perché mi conosce, lo sa che non risparmio le critiche, quindi lo ringrazio in maniera particolare. E poi dottore, detto lei, Renato Mazzucca, che è sindaco di San Giovanni del Seicento. L'assessore del Seicento. Per quanto riguarda i rappresentanti istituzionali presenti, c'era il dottor Caviano, dove è andato, eccolo là, come mai che si nasconde lei? È il presidente della Commissione Sanità Comunale, poi c'era anche il presidente. Dottoressa Lembi, presidente del Consiglio Comunale, non è indicata qui, la dobbiamo ringraziare perché quando io compilai il volantino del programma disse che non poteva essere presente, però ci fa piacere che nonostante che non sia indicata nel programma è venuta ugualmente. Poi c'è l'assessore al decentramento, ecco. Infine il presidente del quartiere Saragozza, Fattori. Ecco, io devo precisare perché ho indicato questi due presidenti. Manca la Mimela Nardi o è arrivata che non la vedo? No, non è ancora arrivata. Ah già, scusi. Monica Bonini, ecco, la Presidente della Commissione Sanità Regionale. Ti ho dimenticato dei rappresentanti istituzionali, alzatevi per favore se c'è qualcun altro che non l'ho menzionato. Allora, stavo dicendo che desidero precisare per correttezza, ora i quartieri a Bologna sono 9, qui sono riportati solo 2. Perché proprio solo 2? Allora, Fattori, laggiù in fondo, rappresenta il quartiere Saragozza. Allora, il quartiere Saragozza è ubicato in una zona strategica della città. Perché?
perché proprio in quella zona vi è l'area dell'ex manicomio Roncati. Allora, qui a Bologna si parla che verranno istituite, una è già istituita nella zona San Donato, Casa della Salute. Fulvio Aurora, che rappresenta il vicepresidente di Medicina Democratica, tratterà proprio della Casa della Salute. Però c'è da dire, adesso non è che voglio anticipare quello che dirà lui, però vorrei appunto con questo precisare perché in quell'area lì sarebbe proprio ideale una Casa della Salute, ma una Casa della Salute come veramente la intendeva Matacaro. Ecco, che non mi pare che perlomeno ora sia nelle intenzioni dell'azienda bolognese di fare una Casa della Salute, di dare ampio spazio alla partecipazione autentica. Ecco, questa è una delle ragioni. Poi la presidente del quartiere San Vitale, la Naldi, ecco perché la Naldi? Perché appunto il quartiere San Vitale è ubicato anche quello in una posizione particolare, insiste su quell'area il complesso Santo Orsola d'Alpini, nonché sede, qui abbiamo il rappresentante, il preside della Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Bologna. Ecco, è importante quel quartiere anche perché in quell'area vi è il fratello universitario e quindi abbiamo scelto i due quartieri per le ragioni appena dette. Ecco, ora presento i relatori. I relatori, cominciamo da questa parte. Il dottor Rocco. Il dottor Rocco, appunto, è un ricercatore, laureato alla Facoltà di Scienze della Comunicazione e poi adesso per brevità non sto a elencare tutto il curriculum che lei ha inviato. Il professor Ivan Cavicchi, di lui appunto ho letto il suo libro bianco sull'azienda e che mi ha particolarmente affascinato e quindi per questo ho invitato. Il professor Daniele Donati dell'Università degli Studi di Bologna, appunto anche lui ha un curriculum vastissimo, andiamo avanti. La dottoressa, ecco, Nicoli, ecco, della dottoressa Nicoli cosa dobbiamo dire? Ecco, in questo tavolo che era completo tutto al maschile, il fatto che il dottor Grilli all'ultimo momento abbia scelto di andare a Milano, nonostante che avesse detto che sarebbe venuto a questo incontro, all'ultimo momento ci comunica che altri impegni l'hanno portato a Milano e ha delegato appunto la dottoressa Nicoli che lavora all'Agenzia Sanitaria della Regione Emilia-Romagna. Ecco, da oltre 20 anni che ci conosciamo, dottoressa, ecco, e quindi è una persona validissima, ci parlerà appunto della partecipazione. Ho già detto prima il professor Sergio Stefani, che è preside della Facoltà di Medicina. Ecco, lo ringraziamo particolarmente perché tra i mille impegni anche un papà anziano, di 94 anni, ho sentito bene, professore, ecco. E quindi ha trovato il tempo anche di venire qui con noi. Fulvio Aurora, che è vicepresidente, l'ho già detto prima, di Medicina Democratica, ci parlerà della Casa della Salute, Enzo Ferrara, che si è occupato della stesura della raccolta degli scritti del professor Matacaro, l'umanità di uno scienziato, e infine Luigi Mara, che è direttore della rivista Medicina Democratica, che ha lavorato a stretto gomito con Matacaro, vero? Ecco. Quindi potremmo già dare inizio ai lavori, se non che cos'è successo? È successo che durante appunto la diffusione del programma io ho parlato con tantissime persone e quindi c'è da fare una premessa fondamentale. Noi abbiamo la fortuna di vivere in una città dove i servizi sanitari funzionano direi abbastanza bene. Però se tutto fosse alla perfezione non vedo la necessità di tenere un convegno, tanto più che è gravato sulle mie spalle sia come impegno anche economicamente. Non ho detto che l'associazione che rappresento è un'associazione di volontariato puro,
Cosa voglio dire con questo puro? Voglio dire che noi non abbiamo convenzioni, non abbiamo contributi, né da enti pubblici, tantomeno da privati. E quindi, voglio dire, il costo che comporta organizzare un convegno, ecco, è stata la mia sede, sia ben chiaro, tutto sulle mie spalle. Però io chiederei, visto che siamo in una cappella, non è per mutuare quello che fanno di solito nelle chiese, chiedere l'elemosina. Però se riconoscete che questa iniziativa merita, quindi chiederemo un piccolo contributo fuori appunto l'offerta libera. Allora, questa premessa per dire che noi appunto ci vantiamo di questo perché ci consideriamo appunto il fatto di non avere dei contributi, di essere liberi e indipendenti. Però che cosa c'è da dire? C'è da dire che ci sono altre associazioni invece che il fatto di avere dei contributi o convenzioni con enti, a noi pare che questo inquini un po' il mondo del volontariato. Che cosa comporta? Vi è stato distribuito all'ingresso un volantino su partecipazione Servizio Sanitario Nazionale. Bene, in quel volantino dichiariamo le nostre ragioni di come dovrebbe essere la partecipazione. Come dovrebbe essere? Dovrebbe essere a un certo punto che se un'associazione riceve dei contributi da un ente, a noi pare che poi non sia poi così libera ed indipendente. Infatti nel corso di questi ormai 20 anni che io mi occupo, sono all'interno come associazione dei comitati consultivi misti dell'azienda USL, c'è da dire che il fatto di partecipazione non ci pare che sia proprio una partecipazione così, insomma, svincolata. Ecco, e questa è la ragione per cui abbiamo intitolato questo convegno Partecipazione Sanità. Allora dicevo che facendo questo volantinaggio ho appunto avuto modo di confrontarmi con tanta sofferenza che veramente vi assicuro che non mi ha fatto dormire. Non che io prima non fossi alla conoscenza di queste cose, lo sappiamo tutti, che purtroppo non è tanto questione di questi tagli, è che quello che io sto vivendo sulla mia pelle da oltre 20 anni, i tagli non c'entrano proprio, perché anche 20 anni fa non si poteva certo dire quello che stiamo vivendo ora. Credo che invece noi dovremmo puntare, appunto faccio un invito ai relatori, sul fatto che ci sarebbe molto da lavorare sulla formazione del personale e anche una verifica dell'operato del personale. Ecco, è su questo che io chiedo veramente un grosso impegno. Non mi pare che ora stia avvenendo neanche in occasione di queste circostanze da parte dell'azienda Urbanistica. Allora, dicevo prima che dobbiamo riconoscere che noi viviamo in una città dove i servizi sono abbastanza, insomma, soddisfacenti. Però sono soddisfacenti, proprio ieri mattina ero a Dell'Aria a fare volantinaggio, una signora mi ha rincuorato, mi ha detto che ha portato 2 lettere di ringraziamento. Quando le ho chiesto che cosa si riferiva, aveva subito un intervento. Allora, qui abbiamo la fortuna di avere il preside della facoltà di medicina che è un nefrologo. Allora, lei professore credo che non abbia a che fare solo con dei casi acuti, è così o no? Ecco, allora, d'accordo che dobbiamo essere soddisfatti se ci sono delle chirurgie che funzionano egregiamente. Però purtroppo lo sappiamo che ci sono anche delle malattie invalidanti che vanno avanti per dei decenni. Ecco, ed è proprio su questo che noi troviamo
che ci siano delle deficienze nei servizi, che sono proprio quelle patologie che portano poi alla cronicizzazione. E sugli anziani, non autosufficienti, qui ci sarebbe un capitolo da aprire, che purtroppo sono colpiti anche da pluripatologie e solo per il fatto di essere anziani vengono scaricati all'assistenza. Oltretutto non ci tiene conto del fatto che in base a delle normative tuttora vigenti ci si dovrebbe avvalere soltanto del reddito della persona in questione, invece fanno riferimento anche ai redditi dei familiari, addirittura anche a chi non è nello stato di famiglia. Non bastasse, vengono, come dicevo prima, scaricate sull'assistenza dove non ci può essere una cura adeguata. E molti anziani, appunto, se ne vanno all'altro mondo con delle piaghe da decubito mangiate. Ecco, io ho avuto un'esperienza diretta, mia madre è morta in quelle condizioni, che non aveva più una natica mangiata dal punto dalle piaghe da decubito. Non solo, ma c'è anche un altro capitolo, i malati mentali gravi. Anche questo mi dispiace, ringrazio il dottor Angelo Fiori, ti prego se si vuole farli conoscere, è il direttore del Dipartimento Salute Mentale, Dipendenze Patologiche della Friuli Bolognese, già da un anno che l'abbiamo come direttore, speriamo appunto di vedere dei miglioramenti, perché purtroppo finora per quanto riguarda le patologie gravi non se ne sono viste. Allora dicevo che è un buco nero nella sanità bolognese, la salute mentale. Ecco, ed è anche di questo che dovremmo cercare di vedere se riusciamo a dare una svolta. E io proprio, in considerazione del fatto che ho toccato con mano questa sofferenza, inviterei i presenti, se hanno appunto delle esperienze loro da portare. Ringrazio che è presente la dottoressa Rizzoli, che rappresenta il Centro Diritti del Malato, l'Ospedale Bellaria. Ecco, dobbiamo ringraziare che sia a Bellaria che al Sant'Orsola Malpighi. Al Sant'Orsola Malpighi vi è la signora Minta Piani, che lavorano egregiamente. È un punto d'ascolto appunto per i malati che si rivolgono a chiedere informazioni ai loro familiari, che veramente un sollievo, danno delle indicazioni preziose. E io, scusate se mi ripeto, appunto mi farebbe piacere, prima di dare appunto il via ai relatori, che ci fosse qualcuno di voi che riportasse delle loro esperienze, in modo che anche il lavoro dei relatori si possa poi collegare con quello che così la platea, l'uditorio avverte come necessità. Perché molte volte che cosa succede? Si va dai convegni, bellissime relazioni, poco spazio, quasi nulla all'uditorio, se ne va a casa, ma come? Domani io mi trovo tutto come prima. Infatti noi come associazione abbiamo tenuto altri convegni ed è stato doloroso constatare che tutto il lavoro che abbiamo fatto è stato pressoché inutile. Ecco, noi vorremmo invece almeno con questo dare una svolta. Cosa voglio dire? Con la partecipazione, quello che ho sentito, ne avrei tante da dire, venga signora, ma per quanto canta, ecco allora, per quello che conta, tanti fanciamo quanti per l'anno, ecco,
cosa voleva dire? Che tanto non serve, che noi serviamo solo nel momento del voto, poi per il resto non siamo mai considerati.